Oggi continuiamo con la storia di Patricia. Partiamo dal paragrafo che mi ha emozionato tantissimo, dove lei racconta e ci dice che appartiene a un consiglio spirituale. Non è un organo di governo, ma un consiglio spirituale. Seguiamo le leggi dell'uno. Queste leggi vengono a noi direttamente dalla sorgente. Siamo i custodi della luce e della conoscenza dell'uno. Questa è la ragione per cui Patricia è qui. Lei riceve le sue informazioni direttamente dalla sorgente, dalla conoscenza dell'uno, e noi permettiamo che sia condivisa. Questi sono insegnamenti spirituali, non sono solo insegnamenti, questa è un'esperienza. Questa non ha solo a che fare con l'essere buoni gli uni con gli altri, ma ha a che fare con, sentite qua, diventare un essere di luce, diventare Dio. Lei è qui per insegnare alla gente come essere Dio. Quindi, qui Dolores dice, ritornai a far riferimento alle domande di Patricia e andiamo a vedere cosa risponde la superanima a proposito di questo. Voleva anche sapere se ci fossero altre tipologie di esseri che comunicano con lei o ci siete solo voi? Ci sono altri, ce ne sono qui sotto la nostra guida e stanno facendo esperimenti con lei per determinare come gli umani rispondono alla nostra presenza, non necessariamente a noi, ma agli altri esseri che ci stanno aiutando con gli esperimenti. Abbiamo i piccoli grigi, abbiamo qualche rettiliano. Abbiamo altri esseri che a noi sembrerebbero molto strani, come delle sfere, sopra e delle sfere ed altre sfere, come fossero tre sfere che camminano insieme, ma in realtà sono una creatura sola. Abbiamo tra di noi veramente delle creature inusuali, ma stanno lavorando con lei per determinare che reazione avrebbero gli umani a tutte queste specie. Vede creature di tutti i tipi, ma non se ne ricorda perché potrebbe rimanere spaventata. Abbiamo già provato in passato e ne rimane impaurita. Abbiamo pensato a questa particolare specie di manifestarsi fisicamente, ma lei ne rimase terrorizzata. Quindi sappiamo che se atterrassero in una metropoli o in una città la gente reagirebbe col panico e potrebbero usare armi nucleari o altre forme di rappresaglia, il che non sarebbe bene per nessuno. No, no, quindi la stiamo usando per questo motivo e lei ne è consapevole ad un altro livello. La paura è la parte più umana della gente. Sì, ma devono imparare a crescere e a comprendere che l'apparenza fisica non ha nulla a che fare con la spiritualità dell'anima. Noi siamo esseri spirituali, amorevoli e molto gentili, ma quando ci vedono hanno paura. Stiamo cercando di lavorare con diversi individui sul pianeta per andare oltre a questa paura. Ci presentiamo a persone come Patricia, a volte si ricordano, a volte no. In questa maniera ci faranno l'abitudine e quando arriveremo in persona non avranno paura. La gente, gli umani, vedono solo la parte esteriore. Proprio così, e devono comprendere e comprenderanno che c'è una parte spirituale, le persone vanno giudicate a secondo della loro essenza spirituale. Devono abituarsi a comunicare con noi sul piano fisico. Finora abbiamo solo comunicato a livello mentale. Non ci ha mai visti perché non era pronta. Dobbiamo abituarla a sentire rumori fisici, ecco perché la svegliamo nel mezzo della notte. Deve abituarsi alle manifestazioni spirituali che fanno rumore perché comunicheremo con lei in futuro e la visiteremo fisicamente. Deve essere in grado di accettare tutto ciò. Condivideremo con lei alcuni insegnamenti, inviteremo diverse creature a passare informazioni
e lo faranno fisicamente. Sarà terrorizzata, avrà davvero molta paura e non sarà in grado di farcela. Ecco perché stiamo facendo questi esperimenti, per prepararla al futuro in cui comunicheremo direttamente con tutte le nostre creature. Abbiamo molte organizzazioni diverse con diverse tipologie di esseri. Non la chiamerei una o un'organizzazione, piuttosto sono dei gruppi di esseri uniti per raggiungere un obiettivo. Ecco perché lo chiamiamo un'organizzazione nella vostra lingua, ma nella nostra lingua è un obiettivo divino. Ogni gruppo di esseri ha un obiettivo divino. La gente con cui sta comunicando ora, la sua gente, riceve l'obiettivo divino direttamente dalla sorgente. Ci sono altri esseri che ricevono direttamente dalla sorgente, ma hanno missioni diverse. Lei sarà in grado di comunicare con tutti questi esseri proprio come tu hai il tuo gruppo di esseri che lavorano insieme a te attraverso l'ipnoterapia. Causi una certa vibrazione energetica che attrae queste anime che lavorano in quel particolare livello di energia o vibrazione. Ma lei era preoccupata di attrarre altre tipologie di esseri che potrebbero essere negative? Nessuno di loro è negativo. Questo è ciò che mi è stato detto. No, lei non capisce. Solo perché non era pronta e non volevamo dirle troppo prima che fosse pronta. Ha dovuto passare molte vicissitudini terrene, ma era necessario perché l'hanno resa più forte. Così alla fine, quando sarà in grado di fare il nostro lavoro, non sarà solo forte spiritualmente, ma anche fisicamente, mentalmente, e potrà superare queste vicissitudini facilmente. Una volta che avrà superato questi limiti terreni, anche il suo lavoro spirituale non sarà limitato. Questa è un'altra ragione per cui non siamo venuti da lei prima d'ora. Alcune persone hanno l'erronea idea che ci siano molti esseri negativi là fuori, ma mi è stato detto che non possono interferire con gli umani sulla Terra grazie al consiglio, è vero? Ci sono esseri che consideriamo non evoluti spiritualmente, ma questo non vuol dire che siano negativi. Non c'è negatività nell'universo, non c'è né positivo né negativo, c'è solo la bellezza dell'uno. Ciò che abbiamo sono esseri che non si sono sviluppati spiritualmente come si spererebbe, ma non li chiamiamo negativi. Vorrei parlare, per esempio, degli extraterrestri che lavorano con il vostro governo. Questi esseri sono qui per soddisfare i loro scopi, per raccogliere metalli, diverse sostanze chimiche e altre cose che possono usare della terra. Spesso raccolgono più di quanto non dichiarino al vostro governo. Non approviamo il loro comportamento, ma gli abbiamo permesso di venire perché la vibrazione del pianeta è bassa. Loro possono sostenerla e comunicare con i governi. Questo non vuol dire che siano negativi. Stanno crescendo spiritualmente e noi li permettiamo di venire. Non stanno danneggiando il pianeta perché hanno imparato che bisogna dare, quindi stanno dando tecnologia al governo. Quindi c'è uno scambio. Non siamo d'accordo, ma non sono negativi. Non sono a conoscenza di alcun essere negativo che stia operando su questo pianeta. Ho parlato di questo argomento nel mio libro The Custodians. Ci sono alcuni esseri che sono venuti sulla Terra solo circa 1000 anni fa, ai quali è permesso raccogliere metalli e minerali di cui hanno bisogno. Questi sono materiali comuni sulla Terra, quindi non stanno danneggiando il pianeta prendendoli. Sono sotto stretta osservazione da parte del Consiglio che si assicura che non faccia nulla, che non devono fare. Ci sono individui qui che pensano in termini di bene e male, ma questa non è la giusta prospettiva. Lo si dovrebbe guardare dal punto di vista della crescita spirituale. Alcuni di questi esseri non sono spiritualmente avanzati come gli altri, ma questo non vuol dire che siano negativi. Alcuni degli altri investigatori pensano che ciò che è stato fatto ai loro clienti sia negativo.
Io la vedo diversamente perché ricevo informazioni riguardo a ciò che stia realmente accadendo e non lo trovo negativo. No, no, tu lo vedi nel modo in cui noi vogliamo che tu la veda. Lo vedi nel modo in cui realmente è. Ma cercare di spiegare alle persone su questo pianeta che alcuni di noi non sono negativi e che alcune di queste azioni non sono negative, la loro coscienza non riesce ad accettarlo in questo momento, forse in futuro. Devi continuare a mantenere i tuoi pensieri positivi su di noi, perché questo è ciò che hanno bisogno di sapere e perché è la verità. È quello che provo a fare durante le mie lezioni e nei miei libri. Lo presento nel modo in cui dovrebbe essere. Ho fatto una domanda molte volte e mi è stato detto che in parte ha a che fare con la mutilazione del bestiame. Molte persone percepiscono questo come qualcosa di negativo. Puoi dirci niente a proposito? Sì, ci sono diverse specie che lavorano con la mutilazione del bestiame. Qui negli Stati Uniti hanno usato molti ormoni, penso che li chiamate così, agenti chimici nel bestiame. Alcune specie esaminano l'effetto di questi ormoni nel bestiame, quindi prendono gli organi e i pezzi della vacca che potrebbero essere influenzati e determinano i risultati avversi di questi ormoni per le vacche. C'è un'altra specie che usa il sangue di questi animali, non solo le vacche, ma anche capre, cani e gatti stanno determinando la struttura molecolare del sangue e la gente pensa che ciò che questi esseri stiano facendo sia negativo. Non è negativo, stanno esaminando il sangue per determinare gli effetti negativi dell'inquinamento del pianeta su animali e piante. Non ve ne accorgete sulle piante perché cos'è una pianta? Ma quando la loro vacca migliore viene mutilata, allora se ne accorgono. Per me ha senso perché state esaminando molte cose. Avevo alcune informazioni, ma non avevo la risposta intera. Grazie per averla condivisa con me. E qui dice Dolores, finalmente una risposta che aveva senso. Mi era stato detto che sono molto preoccupati per l'inquinamento dell'aria, i conservanti e altro che mettiamo nel nostro cibo. Sono preoccupati degli effetti sulla salute dei nostri corpi, inoltre perché questi additivi stanno causando un aumento nei casi di cancro. Questa è la ragione per molti degli esperimenti di cui parlano gli abdotti. Gli IT stanno controllando gli effetti di questi pesticidi e additivi sul corpo umano. Vogliono vedere se altera la nostra struttura genetica. Cosa potrebbero essere più naturale di controllare gli agenti inquinanti che danneggiano il corpo nel cibo che mangiamo? Qualcuno lo deve fare, il nostro governo sicuramente non lo fa. Mi è stato detto dalla tua gente che la dieta della maggior parte degli umani sta cambiando. So che la mia è cambiata. Questo perché le energie del pianeta stanno cambiando. Se tu non avessi cambiato la tua idea, ti saresti ammalata e avresti rischiato di morire. Il cibo sul pianeta sta cambiando. Ogni cosa sul pianeta sta gradualmente cambiando. Questo avverrà prima di dare inizio alla grande esplosione di luce che pianifichiamo di attivare in futuro. E qui Dolores ci dice: vedi la sezione sulla nuova Terra? Sta cambiando, dobbiamo cambiarlo. Se non lo facciamo, morirete a causa degli agenti inquinanti. Dovete cambiare la vostra dieta perché negli anni i vostri corpi sono diventati più sensibili all'inquinamento e stanno deteriorandosi. Le forze divine hanno iniziato questo cambiamento attraverso la genetica per far sì che i corpi della gente durino più a lungo. Vogliamo che vi sorreggano, ma si stanno deteriorando e questo aiuterà ad invertirne il processo. Questo è ciò che mi è stato detto. Ci allontaneremo da cibi pesanti e assumeremo cibi più leggeri. Esattamente perché mentre i corpi del pianeta cambiano,
diventano meno densi, ovviamente i corpi meno densi richiedono cibi più leggeri. Lo sai che le vacche sono molto dense, le galline sono meglio, sono più leggere, il pesce è ancora meglio, ma le piante sono il cibo migliore perché i vostri corpi stanno diventando meno densi. Mangerete cibo meno denso e assiomatico, le vostre diete cambieranno e questo per proteggere i vostri corpi così che il pacchetto genetico non venga completamente distrutto. Questo è esattamente quello che sta succedendo anche a me. Assolutamente. Vivi qui, no? Sì, è vero. E risi. Mi è stato detto che succede in tutto il mondo. Mi dissero che cambiando la dieta ci sposteremo verso cibi più liquidi come zuppe e frullati e ci allontaneremo dai cibi pesanti. Stavano giungendo al termine della seduta ed avevano un messaggio per Patricia. E ora andiamo a leggere il messaggio di questa bellissima seduta dove abbiamo imparato tantissime cose. Voglio dirle che l'amiamo moltissimo e che siamo al suo fianco costantemente. Non deve aver paura. Saremo sempre qui per proteggerla. Non possiamo apparire fisicamente perché i nostri corpi sono tali da rendere quasi impossibile apparire fisicamente, visto che siamo fatti di luce. Se discendiamo per apparire fisicamente, le nostre energie spirituali interne ne sarebbero distrutte e necessitiamo molto tempo prima di ristabilire l'armonia interna. Quindi evitiamo di venire fisicamente sulla Terra. Ci sono esseri che vogliono visitarla fisicamente e lei sarà felice di saperlo perché è ciò che in passato ha chiesto. Non è pronta in questo momento. Assicurati che sappia che non è pronta in questo momento, ma sarà pronta in circa 10 anni terrestri. E qui finisce questo meraviglioso capitolo. Io mi fermo qui e domani iniziamo un altro capitolo, un altro caso, se possiamo chiamarlo così, un'altra seduta. Grazie mille e a tutti una bellissima giornata. Ciao.